Amici sportivi appassionati di calcio, benvenuti al derby di Milano da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Milan-Inter, conta più la forza. Benvenuti, stiamo per goderci un match molto interessante tra due nazionali tradizionalmente rivali. Sì, è un amico. Buonasera a tutti e benvenuti all'incontro di oggi. Amici sportivi appassionati di calcio, benvenuti al derby di Milano da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Quanti Milan Inter ha giocato, Beppe? Fabio, ho giocato 44 derby. Pochi. È sempre una partita particolare questa, no? Ma sempre, chi nasce poi nel settore giovanile è sicuramente la partita sempre più sentita. Con il numero 4, Javier Zanetti, con il numero 19. Un saluto a tutti gli amici in ascolto da Fabio Caressa. Oggi ci troviamo alla Scala del Calcio. Al mio fianco uno che conosce questo stadio come le proprie tasche, Beppe Bergomi. Oggi avremo l'occasione di vedere all'opera l'Inter. Oggi si sfidano due formazioni che sulla carta sono allo stesso livello. Spero solo che le squadre non finiscano per annullarsi. Saluto a tutti, sono Fabio Caressa e commenterò questa interessante partita con Beppe Bergomi. Ciao a tutti, mi auguro che sia un bel incontro. Saluto da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Benvenuti alla gara di oggi, valevole per il campionato. Ci sono tutti i presupposti per non annoiarci. Benvenuti da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Oggi si gioca in casa dell'Inter. C'è un tifo scatenato, Fabio. La squadra si prepara per il prossimo. Fabio Caressa e Beppe Bergomi vi danno il benvenuto a San Siro. Buonasera a tutti. Il derby di Milano è caratterizzato sempre da un grande spettacolo sugli spalti e spesso e volentieri anche da partite emozionanti e con tanti gol. Senza tornare troppo indietro nel tempo, basti ricordare il 6-0 in favore del Milan nella stagione 2000-2001 e il rocambolesco 4-3 per l'Inter nel 2006. Fabio Caressa e Beppe Bergomi vi danno il benvenuto da Milano. Ciao Fabio e ciao a tutti i telespettatori. Il loro obiettivo per questa stagione era qualificarsi per il campionato d'Europa del prossimo anno e finora non hanno deluso le aspettative. L'esperienza in queste partite.
io penso che conti tantissimo l'esperienza, saper gestire l'ansia prepartita è importantissimo, perché si spende sempre molto da questo punto di vista, quindi chi saprà gestire meglio le energie secondo me può vincere la gara. Gattuso. Prova ad andare Kakà. Gattuso. Ha calibrato decisamente male il traversone. Fuori gioco. Era decisamente in fuorigioco. Materazzi. Palla tra i piedi di Adriano. Stankovic. Cambiasso. Tiro deviato dal difensore. E il portiere compie il miracolo. Cerca uno spazio Kakà. Seedorf. Procede, sembra pericoloso. Ronaldo. Grande respinta del portiere. Ecco il tiro. E sono passati in vantaggio. Grande sangue freddo. È riuscito a segnare nonostante fosse marcato. Il portiere non è riuscito a trattenere la palla, che è finita fra i piedi del giocatore. A quel punto segnare è stato un gioco da ragazzi. E l'Inter è sotto. Intuisce tutto e interrompe l'azione. Stankovic. Controllo di Adriano. La restituisce subito al compagno. Attenzione alla percussione. Cerca di intervenire scivolata. Gattuso. Procede palla al piede. La prima squadra italiana. Maicon restituisce subito il pallone. Il compagno si smacca. Grande numero. Sviluppano il gioco. Ibrahimovic sbaglia la mira. Sono riusciti a mettere Ibrahimovic nelle condizioni di colpire a rete, ma ha mancato lo specchio della porta. Zlatan Ibrahimovic. Ora l'Inter prova a rendersi pericolosa. Vede la porta, tiro nella distanza, tiro splendido, fuori di pochissimo. Interessante comunque la giocata di Quaresma. Pallone alto per un compagno. Zambrotta. Prova ad andare Ronaldinho. L'arbitro ferma l'azione per una posizione di fuorigioco. Un fuorigioco ineccepibile, nulla da dire. Cambiasso. Raggiunge il compagno. E scongiura una potenziale occasione da gol per gli avversari. Decisamente un brutto mondiale per Ronaldinho. Tutti attendevano il pallone d'oro. Lui si è perso. Intervento pulito, ma non controlla la palla. Avanza Mancini. Alta per il compagno. Jankulowski. E viene fischiato un fallo ai danni dell'Inter. Il compagno si inoltra in profondità, si rimpossessa del pallone. E viene assegnato un fallo contro l'Inter. Zlatan Ibrahimovic. Intervento sulla parte. Thiago Motta nello spazio. Passaggio a buon fine. Ancora in gioco. Ha segnato l'Inter. E l'Inter conduce la gara. Prova ad andare Ronaldinho. Triangolazione. Zambrotta. Gattuso. Ronaldinho. Pirlo. Gioco di passaggi. Ottimo interrompere la giocata degli avversari. Wesley Sneijder. Milito. Gli avversari riconquistano palla. Pirlo. Circonvarco Ronaldinho.
Huntelaar. Ambrosini, cercano di portarsi in posizione, cerca di controllare bene Ronaldinho. Ecco il tiro! Il pubblico rumoreggia per questa occasione sciupata malamente. Thiago Motta prova ad andare. Accelera tu. Gli toglie la palla dai piedi. Pirlo. Ambrosini. Ottimo passaggio. Raggiunge il compagno. Il portiere non deve nemmeno muoversi. Trova il compagno. Palla al compagno, palla respinta. Si lamenta platealmente con il compagno e la palla finisce in fallo laterale, un intervento provvidenziale. Palla che viene spazzata in avanti. Milito. Un uomo si stacca. Si libera della marcatura. Tiro improvviso. Che gol! Splendida rete! E fa segno di star zitti agli spettatori che lo contestavano. Scarica tutta la tensione che aveva accumulato Fabio. Un gol calcolato al millimetro. Che bello! Era impossibile da prendere. Ha segnato l'Inter! Gattuso, Pirlo, prova ad andare a Ronaldinho. Ambrosini. Jankulowski, Ambrosini, appoggia al compagno e ci sarà un calcio d'angolo. Maicon. Contrasto e scivolata. Goran Pandev. Inizia il contrasto. Bellissimo. Posizione regolare di Eto'o. Zambrotta. Pato prova a fermarlo. Contrasto riuscito, la palla rotola via. Cross in mezzo. Il traversone non ha creato alcun imbarazzo alla retroguardia avversaria. Il difensore ha capito tutto e blocca l'azione. Pirlo. Pato. Spazza via la palla. Cambiasso contrasta il portatore di palla. Eto'o. Occasionissima. Schneider. Corner per l'Inter. Calcio d'angolo sprecato malamente. E l'arbitro manda tutti negli spogliatoi, fine primo tempo. Le statistiche non sono esaltanti per questo primo tempo. Sì, entrambe le squadre hanno combinato davvero poco, Fabio. E il Milan va via al secondo tempo. Affronta il portatore di palla. Azione pericolosa del Milan. Non riescono a proseguire la loro azione. La difesa riferma. Milito. Goran Pandev si sta dimostrando un marcatore implacabile oggi. Goran Pandev. Cambiasso. Eto'o. Ora è l'Inter che si porta in avanti. Attenzione, chi arriverà prima sulla palla? Inter sulla palla, ancora un passaggio perfetto. Wesley Sneijder. È da solo. La palla è ancora lì, tira in porta. Gol, palla in rete. Ha sfruttato al meglio questo cross. Sale un uomo a supporto dell'azione. Passaggio intercettato dal difensore. Tenta uno scatto con la palla. Ottimo intervento di Cambiasso. Ha insistito troppo e alla fine ha perso il pallone. Cassano. Milito. E la gioca sul portiere.
Boateng. Nocerino. Mexes. Possesso palla per il Milan. Zeedorf. Pato. Nocerino. Contrasto vincente di Samuel. Cambiasso. Palacio. Nocerino. Ottimo tackle di Michael. Ha conquistato palla con un contrasto, consentendo alla propria squadra di ripartire. Maicon. Guarin. Controllano alla perfezione il pallone. Sanetti. Cassano. Guarin. Una conclusione inguardabile, forse con la testa sono già sotto la doccia. L'allenatore decide di operare una doppia sostituzione. Cassano. Guarin. Grande numero. Gioca un po' in modo fine a se stesso, deve cercare di essere più concreto. Palla che non filtra. Mespa. Ambrosini. Parobigna. Passa la palla, prova il cross. La colpisce, bella parata e tutto. Sfrutta dall'intervento del difensore. Possono far male in contropiede. Passaggio a buon fine. Samuel blocca il cross. Va di tacco. Lo accompagnano nell'azione sulla destra. Salta l'uomo. Pericolo, attenzione. Calcio d'angolo per l'Inter. Tenta con la testa. Cambiasso. Alvarez. La squadra avversaria riconquista palla. Possono ripartire. Bel passaggio. Tiro improvviso. Intercetta la palla. Ottimo passaggio. Ha crossato. Palla al compagno. Si fa largo. Prova il tiro. Corner per il Milan. Nagatomo. Guarin. Vediamo il tiro. Rete. Splendida rete. E con queste sono due le reti di questo giocatore. De Jong. Gli ospiti sono pronti a effettuare un cambio alla prossima interruzione. Jonathan. Kovacic. Palacio. Si muovono bene, non è da solo. Guarin. Lo contrasta. Ottima occasione.
riuscito ad artigliare un pallone tutt'altro che semplice. Palacio. Nagatomo. Taibo. Entra pulito sulla palla. Ci saranno da recuperare 2 minuti al termine del tempo regolamentare. Guarin. Nagatomo. E giustamente si dispera, era una buona opportunità. Ed ecco che il Milan si appresta a effettuare un cambio. È stato bravo a intercettare quella palla, non era facile. E l'Inter vince, splendida vittoria. E l'arbitro fischia la fine della gara. Quali sono le tue sensazioni così a caldo, Beppe? Beh, è stata sicuramente una partita combattuta, Fabio. Era evidente che i giocatori... Spazza via con un intervento da... E l'Inter vince, splendida vittoria. Che vittoria spettacolare, per gli avversari non c'è stato davvero niente da fare. Esatto, Fabio, e considerando quanto entrambe le squadre sentivano l'importanza di questa partita... Passò la palla sulla fascia. E l'arbitro dice che basta così. Non si può dire che oggi si siano risparmiati, eh? Direi che hanno quasi esagerato, Fabio. Non c'è bisogno di umiliare così gli avversari in una partita. Siamo così arrivati alla fine. Arrivederci da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Radio Havana, Cuba. Havana, Cuba. E finisce qui il secondo tempo regolamentare. E l'arbitro fischia la fine della gara. Quali sono le tue sensazioni così a caldo, Beppe? Beh, è stata sicuramente una partita combattuta, Fabio. Era evidente che i giocatori in campo sentivano molto questa sfida e ci tenevano moltissimo a vincere. Non mi resta che salutare. Alla prossima da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Attento in difesa. Finisce il tempo regolamentare. Pareggio. Devono averlo tenuto in caldo per i minuti finali. Il segnale della svolta è arrivato dalla panchina, ora tocca ai giocatori in campo. Hanno scelto il momento giusto per andare in vantaggio. Sì, per gli avversari a questo punto sarà molto difficile, per non dire impossibile, recuperare. Attento, intercetta la palla. Palla che viene rilanciata in avanti. Scarica sul compagno. Intervento pulito, ma non controlla la palla. E l'arbitro dice che può bastare, tutti sotto la doccia. E l'arbitro fischia la fine della gara. Quali sono le tue sensazioni così a caldo? Beh, è stata sicuramente una partita combattuta, Fabio. Era evidente che i giocatori in campo sentivano molto questa sfida e ci tenevano moltissimo a vincere. E siamo ai saluti, arrivederci a tutti da Fabio Caressa. Lancio alto. Fine del tempo regolamentare, pareggio.